meraviglioso matrimonio tra una carabiniera e la sua dolce compagna. Voi che ne pensate? La sua dolce compagna? Va bene, il 2022 di quel sesso ormai è sdoganato, maschio, femmina, uguale. Quindi vince l'amore? Sempre, vince l'amore. Certo. Vince al di là dei pregiudizi? Sì, sempre. Ho letto l'articolo, bellissima, una bellissima cosa. Quindi diciamo che i tempi sono cambiati. Eh sì, abbastanza. In fondo trionfa sempre l'amore. Bravissima, trionfa sempre l'amore, infatti. L'amore trionfa, è tutto, diciamo. Vince su tutto. Vince su tutto, sì, sì. Anche sul pregiudizio. Ecco, ecco. Questo stavo dicendo, bravissima, anche sul pregiudizio della gente. Ognuno fa le sue scelte. Condivido. Ognuno è libero di fare quello che vuole della sua vita, dei rapporti che può avere. Penso che sia una cosa più che normale ora. Non lo era quando ero giovane io, ma adesso quindi vince sempre l'amore. Sì, è il rispetto delle persone più che altro. Sono felice per loro, hanno fatto benissimo, sono favorevole. Quindi l'amore ormai vince su tutto? Assolutamente sì, l'amore è, come dire, non c'è un sesso specifico che può dimostrare amore a un'altra persona. Uomo, donna, bambino, comunque che sia, non ci sono problemi. Se sono felice è giusto così, io lo penso così. Quindi diciamo vince l'amore? Certo, sempre. L'amore vince sempre su qualsiasi cosa, quindi sì. Ma secondo te i tempi sono maturi? Probabilmente per diciamo l'ideologia comune no, ma alla fine quello che importa è quello che uno pensa. Se loro sono felici e se ne amano, se gli altri lo pensano diversamente, amen. E questi tempi non ci facciamo pregiudizi e cose varie, quindi sono contenti loro. Sì, ormai i tempi sono cambiati, quindi anzi meglio così. Ma per me è normale, è una coppia che si è sposata e quindi diciamo che l'amore oggi nel 2022 vince. Certo. No, comunque è una cosa bella. Ormai non esiste più, diciamo, considerare le unioni civili come qualcosa di anomalo, ormai rientra tutto nella normalità. No, infatti ormai è normale. Me la penso nello stesso modo con la mia amica, è una cosa bella comunque. Sempre e comunque? Sì, certo. Secondo te ancora ci sono persone che possono avere delle idee differenti ormai? In tutte le cose è sempre così comunque. Tutti hanno la propria visione, certe volte può andare in contrasto con quella nostra, come può essere in comune accordo.